Ragazzi, cerchiamo di fare un po' di chiarezza. La ragazza che è nelle foto con Alessio è una sua amica storica che è fidanzata. Io ovviamente l'ho chiamata subito ieri perché dal mio punto di vista è normale, no? Non sono foto carine, sono foto che lasciano intendere, ma io so che lei è una sua amica e conosco tutte le sue amiche, so che è fidanzata e quindi questo è risolto. A chi lascia intendere che ci siamo messi d'accordo, non voglio neanche stare qui a spiegare perché solo io so come sto, perché io adesso abbiamo altri problemi e che sono problemi di altra natura, come due ragazzi normali, come due fidanzati normali. Vi chiedo solo un pochino di rispetto perché chi mi conosce e chi mi segue sa come sono fatta. Vorrei parlare un attimo delle foto che sono uscite ieri. Vorrei dire a lei si definisce gossipara degli Anira là, che sinceramente io non ho bisogno di organizzare assolutamente nulla, non ho bisogno di organizzare assolutamente nulla, di creare nessuna storia perché non mi interessa. Detto questo, io ero in un locale con dei miei amici e delle mie amiche, e quella foto mi ritrae abbracciato a una mia amica, con la quale ci esco da tantissimo tempo, anche molto 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 prima che conoscessi Samantha. Non vedo niente di male ad essere abbracciato a una mia amica, sono fatto così e continuerò a farlo, quindi mi potete fare tutte le foto del mondo abbracciato a tutte le mie amiche, le quali Samantha conosce benissimo. Quindi ragazzi, se volete continuare a te, parlo con te, Deianira, se vuoi continuare a fare gossip, fallo, però ti do la notizia che ti riesce anche male. E poi io parlo anche alla persona che ha fatto le foto, che questa volta gli ha detto male, voleva creare zizzania, ma non c'è riuscita. Poi il rapporto mio e Samantha, è un'altra cosa, bene o male che sia, ce lo risolviamo noi. Grazie, ciao.